Da domani ciascun cittadino consumatore può verificare quando va a fare rifornimento di benzina se in quella stazione di rifornimento viene sottoposta al prezzo superiore a quello che è il prezzo medio. E ripeto, il prezzo medio, come ha detto il garante, è inferiore a 2 euro. Quindi sarà il consumatore stesso a poter accertarsi e quindi scegliere, nella sua libertà di scegliere, sì, rifornirsi da quel rifornimento, stazione di rifornimento, o se passare ad altra, anche perché comunque questo è noto sui siti del Ministero. In più può anche fare un'opera di controllo e di denuncia. Se vede che c'è un picco, come ha notato qualcheduno la scorsa settimana, in cui in alcune stazioni di rifornimento di tratti autostradali e quindi in concessione, sapete che lì è un mercato del tutto diverso perché bisogna pagare una concessione e nella gara molto spesso, insomma, che ha un carico, e quindi l'invito è che i consumatori possano scegliere coloro che applicano un prezzo uguale o inferiore, perché parliamo di prezzo medio, quindi vi sono dei gestori che praticano un prezzo inferiore, altrimenti non ci sarebbe un prezzo medio. Con questa ulteriore operazione di trasparenza noi riteniamo che sia possibile contenere il prezzo della benzina e del gasolio in linea con quanto è accaduto, cioè tenere in Italia il prezzo industriale inferiore a quello di altri paesi europei e comunque ovviamente ridurre l'impatto di un eventuale aumento, ove ci fosse, dei prezzi delle quotazioni internazionali che il grafico che prima vi avevo mostrato.